Poi vidi un altro angelo salire dall'Oriente con il sigillo del Dio vivente. Questi gridò a gran voce ai quattro angeli incaricati di recar danno alla terra e al mare: non recate danno alla terra, né al mare, né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. S'adoperava inoltre che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse impresso sulla loro mano destra o sulla fronte un marchio. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Fu infatti scacciato il grande dragone, il serpente antico, quello che è chiamato diavolo e Satana, colui che inganna tutta la terra. Fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. E l'angelo mi disse: scrivi: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Dove carne di re mangerete, carne di capitani ed eroi, carne di cavalli e dei loro cavalieri, carne di uomini d'ogni condizione, liberi o schiavi, piccoli o grandi. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vittorioso farò mangiare dall'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Si estendeva davanti al trono un mare vitreo dell'apparenza di cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono v'erano quattro viventi, pieni di occhi davanti e dietro. Ma quanto ai codardi, infedeli, depravati e omicidi, impudichi, benefici e idolatri, a quanti son pieni d'ogni sorta di menzogna, la loro sorte è nello stagno, quello che brucia con fuoco e con zolfo. È questa la morte seconda. E vi fu guerra in cielo. Michele, con i suoi angeli, ingaggiò battaglia con il dragone, e questi combatté insieme ai suoi angeli, ma non prevalsero. Il loro posto non si trovò più nel cielo.
Vidi infatti, in mezzo al trono, con i quattro viventi e i signori, un agnello ritto, ma come immolato, con sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio inviati per tutta la terra. Poi vidi un'altra bestia salire dalla terra. Aveva due corna come un agnello, ma parlava come un dragone. Non recate danno alla terra, né al mare, né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. S'adoperava inoltre che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse impresso sulla loro mano destra o sulla fronte un marchio, in modo che nessuno potesse comprare o vendere all'infuori di coloro che portavano il marchio, cioè il nome della bestia, o il numero del suo nome. Poi uno dei sette angeli dalle sette coppe piene dei sette estremi flagelli si avvicinò a me e mi disse: Orsù, voglio mostrarti la fidanzata, la sposa dell'agnello. Sulla fronte portava scritto un nome simbolico: la grande Babilonia, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E i mercanti della terra piangono e fanno lamento su di lei, perché nessuno compra più la loro merce, merce di oro e d'argento, di pietre preziose e perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto. Ma io invierò i due testimoni ad esercitare il loro ministero profetico, vestiti di sacco, per 1260 giorni. Sono essi i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Vidi poi una bestia che saliva dal mare. Aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna v'erano 10 diademi e le teste portavano nomi blasfemi. Poi vidi un'altra bestia salire dalla terra. Aveva 2 corna come un agnello, ma parlava come un dragone. Quando l'ebbe ricevuto, i quattro viventi e i 24 signori si prostrarono davanti all'agnello, tenendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi
Egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. E la città non ha bisogno della luce del sole o della luna. La gloria di Dio, infatti, la illumina, e l'agnello ne è la lampada. Luce di lampada in te più non brillerà. Voce di sposo e sposa in te più non sudrà. Sì, erano i tuoi mercanti i grandi della terra. Sì, dalle tue malie tutte le genti furono sedotte. Ecco, vengo presto. Con me ho la mercede che darò a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti, così da poter mangiare dall'albero della vita ed entrare attraverso le porte nella città.